Ciao e benvenuto a Performare con il Gaming. Oggi faccio qualcosa di particolare perché ho intenzione di presentarti un gioco. E sì, perché a mio parere ci sono tanti videogames che sono davvero formativi e utili proprio a livello culturale per una persona che vuole comprendere qualcosa di nuovo. Benvenuto quindi a Videogiochi Psicologici. Quello che ti presento oggi è un gioco che molti già conoscono, che fa parte del panorama indie e si chiama Undertale. Undertale è una specie di gioco di ruolo che è ambientato in un mondo in cui ci sono da una parte gli esseri umani e dall'altra i mostri. Dopo una guerra infinita, i mostri sono stati sconfitti e sono stati allontanati e, diciamo, rinchiusi all'interno di caverne. Il protagonista è un bambino, o una bambina, perché non è che si capisca tanto bene, che per sbaglio cade in questo mondo e il suo obiettivo è cercare ovviamente di ritornare a casa. Nel farlo incontrerà diversi personaggi, i mostri, che gli sbarreranno a volte la strada, a volte l'aiuteranno, insomma, è un'avventura che non voglio svelarvi di più. Ma perché Undertale, a mio parere, è un videogioco psicologico? 1. Innanzitutto puoi decidere se uccidere tutti o non uccidere nessuno. Quindi un gioco di ruolo tipicamente si fonda sull'idea del combattimento. In Undertale puoi decidere di non uccidere mai nessuno e di non combattere mai contro nessuno, ma attraverso un sistema di dialoghi molto divertente tu hai la possibilità di, come dire, riuscire a scendere a patti con l'avversario e lui se ne può andare, può arrendersi o può farti vincere a modo suo. Questo poi ha un impatto decisivo sulla storia, perché a seconda di quello che tu deciderai di fare avrai finali differenti. Anche solo una vittima causa una differenza narrativa. Non ti dico altro, la storia è fantastica, quindi devi godertela. 2. Praticamente all'interno di questo gioco c'è una teoria gender fantastica, e lì dentro sono quasi tutti mostri tranne il protagonista. E a volte sono uomini, donne, a volte non si capisce. All'interno di queste diversità vengono presentate delle situazioni quotidiane, cioè quindi, che ne so, degli amori che sono ricambiati, non ricambiati, oppure la possibilità che ci siano degli appuntamenti fra i vari personaggi, fornendo al suo interno quella sensazione di naturalezza, di normalità, di come dovrebbero essere quasi tutte le cose che quando non conosciamo ci spaventano. Io mi fermo qui, perché poi il tema del genere è molto impegnativo. Però mi è piaciuta molto la sensazione che mi dava all'interno di questo gioco. 3. I buoni non sono completamente buoni, i cattivi non sono mai cattivi. Insomma, la storia la scrive chi la vince. Percorrendo infatti poi le vicende all'interno di Undertale, ti renderai conto che quello che ti viene dato a sapere all'inizio probabilmente non è la realtà. A volte l'informazione nel mondo non circola come vorremmo. Sempre meglio avere gli orizzonti belli larghi. 4. Le meccaniche di gioco sono davvero intelligenti. Citavo prima il fatto della possibilità di non uccidere nessun avversario. Questo però richiede anche una capacità di capire cosa fare in determinati momenti e soprattutto in certi momenti della trama in cui non tutto sembra così scontato e facile. È quindi una bella sfida da un punto di vista mentale ed è divertente affrontarla. E non solo da un punto di vista della testa, ma anche da un punto di vista dei riflessi, perché il sistema di combattimento di fatto è una finestra quadrata al cui interno tu sei un cursore che dovrà evitare una serie di ostacoli che arriveranno durante il combattimento. I riflessi e della coordinazione oculomotoria è fantastico. Dovrei consigliarlo a qualche atleta. A mio parere questo tipo di meccaniche di gioco lo rendono uno di quei giochi, chiamiamoli intelligenti, come possono essere ad esempio Catherine, Tetris ovviamente, ma anche giochi di crafting come ovviamente Minecraft e Terraria e diversi giochi tattico-strategici manageriali. E infine 5, che forse è la cosa che ho preferito di più io, ma proprio per indole personale, che è la colonna sonora. E sì, perché il creatore del gioco, Toby Fox, di fatto è un compositore, nasce come compositore e ha realizzato una colonna sonora che a mio parere è eccezionale. È praticamente uno stile 8-bit a credo più tracce, secondo me arriva anche a 16-20 canali. Ha creato delle canzoni perfette, cucite su misura per ogni singola fase del gioco, che ti portano solo per quello a vivere delle emozioni e delle sensazioni fantastiche. Sappiamo benissimo come nei libri la capacità di emozionarci rende il libro memorabile. E questo, a mio parere, accade anche nei videogiochi. L'unico limite che potresti incontrare è che anche la grafica è in 8-bit e direi che se la gioca pesantemente con un Commodore 64. Ma è chiaro che questa è una volontà marcata che l'autore ha voluto per dargli una forte caratterizzazione. Quindi per concludere, Undertale è un ottimo videogioco psicologico. Ti consiglio ovviamente di acquistarlo, non costa tantissimo, è un prodotto indie. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!